e imparare a seguirsi, anche quando ognuno fa qualcosa per conto proprio, con il proprio modo. C'è chi lo fa, come abbiamo visto, facendo giornalismo, facendo l'imprenditore nel primo caso, in cui abbiamo presentato il film di Capalco, c'è chi lo fa per il professore e scrivere un libro sulle ricette sul paesaggio dell'area mediterranea, l'abbiamo fatto, c'è chi lo fa diciamo raccontandosi giornalmente sul blog, fino a che questo racconto va a finire dentro le pagine. Buonasera, grazie per essere venuti, grazie al professor Sanava per l'introduzione. Io sono Giuseppe Marco, il presidente di Pensando Meridiano, l'associazione Laboratorio di cultura sostenibile, innovazione e coesione sociale, che è responsabile di questo format innovativo per la promozione culturale di libri, ma anche di culture del territorio, di tradizioni e di esperienze, con i giovani under 35 che provengono dalla provincia di Reggio Calabria e da tutte le regioni del sud. Questo è il secondo appuntamento che condividiamo con la Provo di Scilla, in questo luogo, e il format Librare, appunto, diciamo, è un format che ha dietro il lavoro di tanti giovani che sono qui. Attraverso i tre hashtag che abbiamo lanciato ormai da un po' di settimane, sono Blogbook, Prologo Scilla e Città della Conoscenza. Tutti i temi che hanno appunto a che fare con l'esperienza ormai triennale dell'associazione sul territorio e che continueremo, in quanto, come ha ben detto la professoressa Nava in precedenza, questa è un'occasione per continuare insieme all'associazione, insieme appunto alle persone che abbiamo incontrato, quelle relazioni sui temi, è un modo anche per appunto portare avanti le stesse esperienze e scambiarci appunto altri momenti con le stesse persone che ci hanno accompagnato nei progetti passati. Faccio il saluto tradizionale, grazie di essere qui, spero vi divertiate, iniziamo lo spettacolo. Sì, sulla medaglia del rovescio direi proprio di partire da qui, di partire dal titolo e di partire soprattutto proprio per dare un insulto a tutti quanti visivo, dalla copertina, perché la copertina ha questo paio di ali e nel libro uno dei temi è proprio questo qui, cioè il volo, la ricerca e il desiderio di volare di questa bambina dodicenne che tu racconti nel prologo, che poi appunto scopriamo essere Tizianetta, e da lì tu scrivi, è come se avessi voluto abbracciare quella bambina quando ho cominciato a scrivere il mio blog. Mi piace tornare al 12 maggio 2012 perché io ricordo molto bene, ricordo il momento in cui io col dito ho premuto sul mouse e ho dato, diciamo, vita a questo, come al blog, come, diciamo, iniziare a mettere, diciamo, una barca in mare e iniziare a farla galleggiare. Io non so a volte se sono io che conduco la scrittura o è la scrittura che conduce me da qualche parte, a volte ho questa sensazione che siano le parole a tirarmi, le parole quelle buone, a tirarmi verso di loro, e io cresco crescendo e spero che arrivi sempre qualche messaggio positivo, perché io oggi ne parlavamo della responsabilità di chi scrive, io la sento fortemente questa responsabilità e anche quindi per me essere responsabile non soltanto portare dei messaggi che in qualche modo possono far pensare o riflettere o comunque far vedere quello che solitamente non si riesce a vedere, ma la responsabilità è anche dire un qualcosa in più. Ciao, come va? Che periodo questo, vero? Cose che accadono, che non tutte ci piacciono, anzi alcune sono proprio una gran bella schifezza, ma per me è diverso, per me che la resilienza l'ho capita subito e l'ho imparata presto, tu lo sai, sarà che sono una donna, ho la visione della vita che è differente, che mi porta a cercare la bellezza incessantemente, anche nelle pieghe di bruttezza e nelle stanze buie, a cercare parole come coperte che consolano. Questo tuo viaggiare da un po', che è diventato pesante come un cappotto stretto indossato fuori stagione. Non sempre i treni continuano verso la direzione che ci sembra giusta, quella che ci piace. A volte deviano mentre siamo sopra, in corsa.
Io sono chi resta nei 90 metri quadri a sbrogliare la giornata, a compattare il tempo. Tu sei, chissà, l'alba. È più difficile per te o più facile? Non importa, in fondo è così. Io quella che è rimesta nei cassetti a cercare risposte e visioni. Tu che sei piedi per terra. Tu che hai lo sguardo a fuoco sulle cose, sei irremovibile come roccia, come tu sai, come a volte quasi mi spaventa. Però io sono qui, che rido, incoraggio, ballo, sfrontata sul filo del funambolo che oscilla e vibra, che ondeggio il corpo, i pensieri. Ma sai, io a volte ho paura. Non per te. Tu troverai il modo di sorprendermi anche in questo tempo più incerto, io lo so. Io ho paura di questi miei progetti che tu sai, in questo spazio con contorni nuovi che non so dove mi porteranno. E che a volte il mondo sembra immenso, ma il più delle volte fin troppo piccolo. E allora continuo pensando a questi ultimi 3 anni che mi hanno salvato restituendomi la mia essenza. No, non è stata solo la scrittura. Questo uscire dalla tana mostrando il volto e la voce senza troppi pudori. No, c'è stato altro e tu lo sai. C'è stata, come c'è da sempre, la fame di vita. C'è stato che ho chiamato per nome i lupi nascosti nel bosco. E poi c'è, da un quando e da un dove che non so, la voglia incessante e vorace di sapere come questa immensa e prodigiosa storia andrà a finire. Ora ti saluto, gli incastri, sai. Poi un giorno di questi lo prendo io, un treno all'alba. Vado via 2 giorni da mia cugina che mi reclama da troppo tempo. Sì, per 2 giorni voglio essere solo cugina, per 2 giorni smetto di essere quotidianità. Poi ritorno da voi e sarà bello, come sono belli i vostri sorrisi. That's why.